Oh, buongiorno a tutti. Oggi vi avviso sono un po' polemico, anche se ha cercato di mettermi di buon umore, anzi mi ha messo di buon umore Xavier Iacobelli sul Corriere dello Sport Stadio. Corriere dello Sport Stadio che fa il titolo d'apertura che mi inversa, che dice: ah, la Juventus deve vincere due partite, ah, per andare in Europa, ah, per accontentare Max Allegri, ah, eccetera, eccetera, eccetera. Per carità, obiettivi legittimi, ma ci sarebbe anche un avversario. Ogni tanto il Corriere dello Sport se lo dimentica, ma sempre sullo stesso quotidiano l'editoriale di Xavier Iacobelli fotografa in poche righe, con l'essenzialità del grande giornalista, diciamo lo stato generale rossonero. Perché Xavier Iacobelli dice: vero, c'è stata la mancata qualificazione del Milan alla finale di Istanbul, assolutamente, ma è comunque vicina, con tutti e tre i risultati domani sera, un'altra qualificazione Champions. C'è l'operazione Leao 2028, scrive Iacobelli, che ti dà un senso di programmazione, di prospettiva, e c'è soprattutto l'avvicinamento a un attivo di bilancio dopo ben 16 anni. L'ultima volta era stato 17 anni, l'ultima volta era stato nel 2006. So che è una cosa che non vi entusiasma, ma lo stato di un club, il percorso di un club, non è l'ultima partita, perché l'ultima partita è a stretto contatto con le nostre emozioni. Lo stato generale di un club si guarda dall'alto, e questa è una ricognizione dall'alto da parte di Iacobelli. Lasciatemi ricordare intanto OneFootball. OneFootball è a vostra disposizione, l'app di OneFootball vi aspetta, l'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, scaricate il link di OneFootball. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è stata già scelta e scaricata da molti milioni di sportivi italiani. L'app di OneFootball è gratuita e vi aspetta. A proposito del bilancio, so che sono discorsi che non vi piacciono, ma vanno fatti. Vanno fatti perché puoi sbagliare o azzeccare la partita, puoi sbagliare o azzeccare l'operazione di mercato. Questo accade sempre e comunque: quelli che vincono sempre non esistono, quelli che azzeccano sempre tutto non esistono. Però, attenzione, l'ultima volta che il Milan aveva fatto un attivo di bilancio era stato nel 2006. Qualcuno dirà: ah, beh, sì, avevamo fatto la semifinale Champions anche quella volta. No, non era stato per la semifinale Champions. Quell'attivo di bilancio del 2006 era legato alla cessione di Andrei Shevchenko. Ricordo che il bilancio del 2006 era ad anno solare, non a stagione sportiva, quindi andiamo dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2006, e la cessione di Shev era avvenuta nel giugno del 2006. Quindi noi arriviamo a fare questo risultato economico, che è garanzia di futuro, di prospettiva, di solidità e di essere al riparo da brutte sorprese per il futuro, e ne abbiamo passate tante, senza guardare gli altri adesso. Ne abbiamo passate tante noi, eh? Ne abbiamo passate tante, e anche di serie. Quindi dico che è vero, noi stiamo raggiungendo buoni risultati economici senza cessioni pesanti, ma questo mi sembra un plus, non mi sembra un minus. Mi sembra un plus perché tu comunque quello che hai investito sulla squadra ti è tornato indietro con gli interessi. E poi naturalmente ogni discorso per il futuro è aperto, alle idee, alla visione della nostra proprietà, del nostro management, della nostra area tecnica, del nostro staff e dei tifosi. I tifosi sono parte fondamentale del dibattito. Tifosi che ogni tanto mi fanno arrabbiare, perché vedete, qualcuno di voi mi dice: ma tu dai troppo peso a tutte le cose che ti vengono scritte. Vero, vero. Però sapete, ci sono delle cose che ti rimangono in mente. Uno di voi mi aveva scritto nei giorni scorsi, ma un messaggio lungo, chissà se poi, perché poi il bello della community, o il meno bello della community, è che chi scrive fa la sua tesi, fa la sua filippica, poi se ha torto mica si ripalesa, mentre io, se ho torto su qualcosa, anche sulla minuzia, me la rinfacciate in 300. Questa è la disparità. Uno mi aveva scritto, uno di voi mi aveva scritto: ma tu guarda questo Pioli quanto è mediocre, vince uno scudetto e si fa il tatuaggio. Io mi aveva colpito, me l'ero tenuta lì. Dice: se uno è contento perché ha vinto uno scudetto, perché non può tatuarlo? Però va bene. Poi vedo che Luciano Spalletti fa la stessa cosa. Sarà mica mediocre anche Luciano Spalletti, oppure Luciano Spalletti è bravo e Stefano Pioli no, a prescindere dal tatuaggio. O il tatuaggio scava il solco. Fai un'impresa oggi,
sei felice, sei contento, ti fai il tatuaggio per chi ha questa opzione, questa anche magari questa passione, no? E quindi mi sembra insomma che non sia il tatuaggio, dico al tifoso che mi aveva scritto, che, a definire se un allenatore è bravo o meno, se un allenatore è mediocre o meno. Adesso noi dobbiamo pensare alla partita di domani sera. Una partita, mi dicono che da Torino vogliono vincere a tutti i costi, perché sono convinti di poter ancora arrivare in Champions, perché poi il Milan all'ultima giornata al Verona, che è in lotta per la salvezza e non regala niente a nessuno. Pensiero che ci sta. Sta a noi sul campo rispondere. Ricordo, modestamente e sommessamente, che anche l'Udinese ha perso l'ultima in casa e non vorrà congedarsi a tutti i costi. Cioè non è scontato che Udinese e Juventus... Noi dobbiamo fare calcoli solo su noi stessi, non sulla Juventus. Ed è legittimo e bello che la Juventus, meglio che l'ambiente bianconero, si dia obiettivi sportivi senza pensare al 15 giugno, prossima udienza, prossimo processo, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che sia in Italia che in Europa la Juventus debba essere giudicata in base alle carte, non in base alle proprie visioni politiche del passato, ad esempio Superlega. Però questo è un inciso che nulla ha a che vedere col tema. Per cui, bello che la Juventus si dia obiettivi sportivi, però anche la Juventus ha due partite, Juventus-Milan, Udinese-Juventus, il Milan ha Juventus-Milan e Milan-Verona. Due calendari difficili uguali, per cui vedremo. Se con due calendari difficili uguali noi ci faremo addirittura rimontare e superare. Dio del calcio non voglia, da questo punto di vista. Abbiamo intanto chiara in testa la partita di domani. Sono molto speranzoso e molto curioso di vedere la squadra all'altezza della situazione allo Stadium. La Juventus avrà rabbia sportiva, avrà impeto, la Juventus ha giocatori in grado di allargare il campo, ha giocatori in grado di velocizzare. Noi dobbiamo rispondere colpo su colpo, dobbiamo tenere il campo, non dobbiamo cadere nella rete di andare tutti avanti e di farci trafiggere, cosa che ci è successa contro l'ultima squadra bianconera che abbiamo affrontato, lo Spezia. Dobbiamo fare una partita intensa, totale, globale, accorta, pronta e puntuta in tutte le zone del campo. E poi vedremo quale sarà il risultato finale, vedremo anche oggi che cosa succederà. Io vi avevo detto qualche giorno fa, se Atalanta e Roma perdono siamo in Champions. No, non è così, perché anche se Atalanta e Roma perdono e la Juventus domani ci batte, non siamo in Champions, perché la Juventus... facciamo intanto in modo che la Juventus non ci batta, però questo è un altro discorso. Dal punto di vista prettamente aritmetico, se la Juventus poi ci batte, è a meno due da noi e può ancora in teoria superarci. Per cui... occhio a tutte le partite, occhio a tutti i risultati, ma occhio soprattutto a noi stessi, perché ci è capitato tante volte in questo campionato di snervarci con i risultati degli altri e poi noi magari in qualche caso siamo mancati. Non deve succedere a Torino, assolutamente. Ne riparliamo più tardi, ci vediamo dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Ciao a tutti.